Io ho partecipato all'ultima riunione ministeriale dei ministri della difesa della NATO, dove Kaj Haide, il rappresentante di UNAMA, che adesso voi sapete è stato sostituito da Staffan de Mistura, ha fatto il suo testamento spirituale. Kaj Haide è uno scandinavo, quindi se vogliamo intriso di pacifismo, un gentiluomo, capace, e se n'è andato. Diciamo deluso, per non dire peggio, lui disse in quell'occasione: io, come rappresentante delle Nazioni Unite, dovevo essere il coordinatore di tutti gli interventi civili. Interventi che sommano a cifre enormi, cifre e risorse enormi, messe tutte insieme. 37 paesi hanno dato contributi. Di questi 37 paesi che io avrei dovuto coordinare, 15 mi hanno informato su quello che facevano. Guai a me se interferivo sulle loro attività. Gli altri 22 non mi hanno manco detto cosa facevano. A questo punto, l'intervento civile, che è quello che deve costruire sulle fondamenta garantite dalle forze armate, diventa assolutamente inefficace. Innanzitutto, che significato assume l'incontro di oggi? Beh, credo che sia un bel segno per il paese, direi per la nostra democrazia. Soltanto chi si sente superiore odia il dialogo, il confronto. La democrazia è invece discussione, è dialogo, è confronto di idee, come quello che faremo oggi. Io penso che chi vuole dare una mano alla costruzione della pace debba davvero credere e investire nel dialogo, come stiamo cercando di fare anche oggi. Vengo al perché sono contento di questo incontro. Le forze armate non bastano. È stato già detto autorevolmente dal dottor Lotti, queste forze armate vengono mandate a fare compiti impossibili. Generals do something. Generali, fate qualche cosa. Come se noi avessimo la bacchetta magica. Noi possiamo solo guadagnare del tempo. Noi siamo coloro che detengono l'uso legittimo della forza. E con questo uso legittimo della forza possono congelare delle situazioni per dare tempo alla politica di elaborare le soluzioni. Se la politica fallisce nell'elaborazione delle soluzioni, le crisi non avranno mai fine e l'occupazione militare sarà sempre necessaria. Normalmente quando persone si aprono al dialogo diventa comunque importante. Si tratta di due mondi molto diversi che giocano la partita della sicurezza con metodi e strumenti molto differenti e che mai riescono a parlarsi. È possibile che invece da un confronto, possibilmente appunto sereno e però interlocutorio, nel senso appunto fatto anche di ascolto oltre che di parole, possa emergere, non dico una linea comune, ma anche la comprensione del mondo dell'altro. Forze armate delle Nazioni Unite non ci sono, purtroppo non ci sono. E nel 1946 Churchill fece un discorso storico, il discorso in cui per la prima volta usò il termine cortina di ferro. Ma andate a rileggervi quel discorso. Churchill chiede la costituzione di forze armate delle Nazioni Unite, al fine di dare a questo organismo la capacità di intervenire per evitare lo sviluppo di crisi. Non fu ascoltato, semplicemente non fu ascoltato. Il risultato è che oggi le Nazioni Unite hanno enorme difficoltà, anche culturale, a gestire le crisi. E quando questo avviene, i successi sono abbastanza rari. Com'è possibile concretamente far dialogare il realismo della politica di difesa, politica della guerra, con l'utopia della pace? Guarda, l'unico realismo che io conosco è quello della pace. La vera utopia è quella di chi pensa di risolvere i problemi con la guerra. Non c'è nessuna possibilità di risolvere i problemi con la guerra, molto spesso aumenta i problemi che pretende di risolvere.
Non c'è nessun pacifista più pacifista del militare. Noi sappiamo che cosa vuol dire la guerra, in tutte le sue forme. Leggetevi un libricino, 300 passapagine, Babchenko, un soldato russo che scrive sulla guerra in Cecenia, One Soldier's War, è qualcosa di terribile, che il pubblico non conosce e noi conosciamo, e quindi noi sappiamo perché non vogliamo la guerra, però sappiamo anche che la guerra c'è.